La scelta di frequentare la scuola professionale femminile Laura Mantegazza mi permise di dare concretezza al mio giovane sogno, quello di diventare creatrice di moda. Non avevo ancora compiuto 14 anni quando mi iscrissi al corso di taglio, cucito e figurino e per 2 anni imparai come si costruisce un capo di abbigliamento dal modello base fino alla realizzazione del prodotto sulla base dello schizzo del figurino. Alla fine del biennio era prevista una memorabile giornata di festa con l'esposizione dei figurini stessi. Ma era la sfilata di noi allievi con tanto di passerella a farci venire il cuore in gola per l'emozione. Era l'atto finale di un percorso talvolta sofferto. E presentare gli abiti che avevamo confezionato era per noi come superare l'esame di laurea. Non mancavano gli applausi, naturalmente, favoriti anche dal fatto che erano gli amici e i parenti ad applaudirci. Ma questo percorso formativo era stato dominato da una forte personalità e mi è. Sono molto lieta di poterlo affermare in questa occasione. Era il nostro punto di riferimento, era lei che indicava il punto di partenza e di approdo della nostra produzione. Era la grande, mitica Bruna Moretti, in arte Brunetta. Attraversò quasi tutto il Novecento dando lo spunto nel dopoguerra a quello che sarebbe diventato il Made in Italy, tenendo accesa quella creatività tutta italiana, incentrata sulla bellezza che noi avevamo radici profonde addirittura nel Rinascimento, ma anche prima. Noi allievi copiavamo i figurini che pubblicava settimanalmente su Grazia per imparare sul campo come si esegue correttamente la bozza, premessa indispensabile per realizzare un capo di abbigliamento. E ora ai ringraziamenti. La cara amica e presidente dell'Associazione Sempiterne, Simona Fontana, che mi ha permesso di rivitalizzare il mio sogno. La vita poi mi ha mandato verso altri lidi. Buongiorno.